ha programmato una serie di videogiochi per spiegare ai suoi alunni la matematica e la fisica. È l'intuizione di un professore di un liceo di Milano per rendere più appassionante la didattica a distanza. Elena Fusai. Dovete far sì che si crei un ponte. L'ultima fase che vi dicevo con i serpenti, che è simile a quella con i pupazzi di neve, invece vi dà un punteggio. Cioè, ma se moriamo dobbiamo rifare tutto da capo? Sì. I punteggi raggiunti sono voti, gli errori costano la vita, quella virtuale. È attraverso i videogiochi che un professore di Milano insegna matematica ai suoi studenti liceali in didattica a distanza. Per superare le prove ed avanzare bisogna rispondere correttamente alle domande e prima bisogna aver studiato le risposte. Per arrivare alla fine, diciamo, del videogioco proposto, devono risolvere dei problemi di matematica e fisica calati in un contesto videoludico. Ci sono tre livelli di difficoltà. Un metodo didattico che funziona, racconta, giocando si impara. Diventa anche divertente, tant'è che proprio si sfidano a chi riesce a fare un punteggio più alto. Però un punteggio più alto vuol dire aver fatto più esercizi giusti. Riccardo è un ex studente a cui spetta testare per primo i giochi che lo stesso professore programma e poi mette gratuitamente online. Creo da zero tutte le avventure, gli ambienti in cui i personaggi interagiscono e poi ovviamente anche i quesiti e i problemi di matematica e fisica. Benvenuto nell'incubo della prima declinazione. Ellen Fine è la professoressa di latino? Sì. Anche il latino può risolvere i rebus dei giochi virtuali. Una collega ha già preso spunto dal professore, con il nuovo anno potrebbe essere insegnato anche così. Buon Natale, buon Natale ragazzi.